Oggi, in questa ricorrenza mondiale, la ricorrenza che onestamente non ci gratifica, possiamo gratificare le donne per il ruolo che hanno nella vita, in questa nostra società, ma condanna quegli uomini che commettono atti di violenza, atti femminicidio sulla donna. Quindi questa giornata mondiale di ricordare le donne che sono maltrattate, uccise, deturpate, violentate, stuprate, per noi deve essere un momento di un riconoscimento di errore che l'uomo fa verso questa donna che tiene le file della famiglia, ha un ruolo importante nella società, ha un ruolo importante in ogni parte che lei si trova. Diventa anche l'angelo della casa come l'angelo e l'amore sul posto di lavoro. Non c'è piazza, non c'è giardino dove la presenza femminile addolcisce e rende più umili e più vogliosi di passare una giornata. Ebbene, purtroppo la donna non tutti i giorni viene lodata. Noi uomini abusiamo di lei, della sua bontà, della sua suo amore, della sua passione, e viene messa da parte non solo a parole ma con atti e violenze, che oggi noi facciamo un amen a riconoscere questi grandi errori. L'umanità ormai è piena di questi femminicidi. Oggi, ieri e domani si verificheranno sempre, perché l'uomo, un essere, un animale violento, non tutti, ma molti di questi sono esseri violenti che dovrebbero essere solo condannati a che questi atti non li commettano più. Noi come amministrazione comunale vogliamo esternare questo nostro sentimento di riconoscenza, di affetto, di stima alla donna e a tutto quello che fa. La donna è la vita del mondo, la donna è la casa della famiglia, la donna è l'emblema della serenità. Senza la donna il mondo non potrebbe esistere, senza la donna neanche noi saremmo su questa terra. Quindi chiediamo scusa alle donne per tutto ciò che a loro si usa violenza e diciamo viva, viva la donna.